Per chi si stava chiedendo quando mai sarebbe arrivata una versione dell'Abarth 124 con tetto rigido, che sia coupé cabriolet, hardtop removibile come l'auto da rally degli anni 70 o quella che corre adesso, chissà, chissà. La risposta? Salone di Ginevra 2018. 124 GT. Sì, 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 sì. Fa anche rima, è questa una, anzi, la novità forse più importante dello Scorpione qui al Salone di Ginevra. Perché? Perché questa parte rappresenta una scelta ben precisa, filosofica e funzionale per sulla nuova Abarth 124. Una scelta che comunque influenza, adesso vi dico il perché, anche diciamo tutto il line-up, tutta la gamma di Abarth 124. Allora, come sapete ci sono due sfere di pensiero riguardanti il tetto rigido. C'è chi sceglie l'hardtop per avere comunque un'auto spider, quindi con capote in tela più leggera, più romantica se vogliamo durante l'anno. Bellissimo, un configo di carbonio, mamma mia. Oppure chi, come altri costruttori, come ad esempio Mazda con la MX-5 RF, che ha optato per una cabrio coupé, quindi coupé quando si vuole, cabrio quando si vuole, con tetto rigido, quindi però più pesante. Isolamento acustico e termico on demand, cioè in ogni condizione. Qui invece, ad esempio, chi parcheggia l'auto non in garage, ma in strada durante l'anno, ecco, magari l'hardtop lo vorrebbe durante la notte. Però sono scelte. Come sapete ci sono state, io poi ne ho parlato anche di recente sul mio profilo, richiami, perché ad esempio nelle Mazda MX-5 di un tempo, ad esempio mi ricordo NB, o comunque ci sono stati dei diciamo degli laboratori che hanno creato hardtop in vetroresina, senza contare le edizioni limitatissime per il Giappone, comunque per altri paesi, che riprendevano un po' un design molto da coupé per la silhouette della MX-5. Ecco, qui in Abarth hanno scelto di rimanere fedeli a se stessi e io mi sento di essere d'accordo con loro, perché come vedete non viene stravolta la forma della Spider, quindi l'hardtop ricopre perfettamente lo spazio della Spider. Guardate anche le finiture qui, gli agganci in carbonio. Il lunotto è termico, quindi d'inverno si può sbrinare in pochissimo tempo. E poi l'aggravio di peso è davvero contenuto, perché questo pezzo pesa circa 16 kg. Ora, questo hardtop è disponibile per adesso solo per la 124 GT, un'edizione limitata, perché si prevedono circa 500 esemplari. Poi in futuro sarà disponibile anche per 124 normale, oppure per chi ha già acquistato la 124 Abarth nel periodo scorso. L'allestimento comprende ovviamente l'hardtop, poi questi meravigliosi cerchi ultra leggera della OZ da 17 pollici, vedete anche le finiture, scorpione rosso, pinza rossa, gli specchietti gunmetal in carbonio, e questa colorazione che potrebbe sembrare un argento ma in realtà si chiama grigio Alpi Orientali, e per gli appassionati di rally è una garanzia. Poi abbiamo anche alcuni optional, uno per esempio lo splitter qui davanti in carbonio, e poi anche altri accessori che riguardano diciamo parte dinamica se vogliamo nascosta dell'auto, come questa barra d'uomi, la vedete qui, perfettamente integrata col vano motore. Mentre riguardante il vano motore non ho niente da dire, se non che il motore è sempre il 1.4 turbo a 170 cavalli a benzina, con 250 Nm di coppia, 232 orari e 0-100 in 6,8 secondi, con autobloccante di serie e cambio a 6 marce. Un allestimento che per l'Italia dovrebbe costare intorno ai 42.000 euro e che costringerà anche il resto della gamma Abarth ad un riposizionamento. I prezzi verranno comunicati a breve.